Civitanova del Sannio, i preparativi natalizi cominciano in settembre. I ragazzini hanno raccolto fasci da cace sui monti, i padri lavorano di rustica falegnameria. E nascono le endocce, torce, dal cui interno lingueggerà la fiamma accesa nella notte della vigilia. Un ardente, fumigante sciame di piccole comete percorre le vie del paese. Solo i contadini sono ammessi alla fiaccolata. La leggenda vuole che tutte le streghe mostratesi nell'annata fuggano sui monti e di lì si sprigionino i venti che soffieranno propizi nell'anno nuovo.